Grazie, grazie Andrea. Prendiamo la linea dallo stadio Adriatico con Pettinari, doppietta oggi contro la Pro Vercelli, due gol importanti. Pettinari, giocatore imprescindibile per questo Pescara. Beh, direi che oggi è stata una doppietta importante per questo risultato che volevamo fortemente. Sono contento sia a livello personale che per questa vittoria. Hai realizzato il 10° gol stagionale, in carriera ne avevi fatti 9 e ancora manca tanto alla fine del girone d'andata. Insomma, sei indispensabile per questo Pescara, Zeman oramai lo dice sempre in conferenza. Sì, io devo ringraziare tutta la squadra che mi mette nelle condizioni di fare bene, di fare gol, e il mister che mi sta dando fiducia, cosa che non avevo mai trovato, diciamo, con così tanta continuità negli anni scorsi, quindi devo ringraziare un po' tutti quanti e io sto cercando di dare il massimo per fare bene. Stefano, ne parlavamo anche col tuo compagno di squadra poco fa, Capone, oggi si è visto in campo un Pescara molto molto cattivo, altre volte non era stato sempre così, sei d'accordo? Sì, a volte dipeso da noi, a volte anche dalla bravura degli avversari, come secondo me nell'ultima partita, soprattutto nel secondo tempo, però niente, noi dovevamo fare una gara così e siamo stati bravi ad avere l'approccio giusto e poi a chiudere la gara. Il tuo secondo gol di oggi è in nomination per la bellezza e c'è tutto quello che deve fare un attaccante: chiamare il passaggio, di forza ti sei liberato dell'avversario e poi il tocco di classe sotto per superare il portiere. Hai messo un mix di tutto quello che deve fare un attaccante. Sì, io personalmente sono contento più per l'importanza che per la bellezza. Però raccontaci. Sì, niente, no, Brugman ha visto un corridoio che forse in pochi vedevano. E io sono stato bravo a fare un controllo a seguire e poi quando il portiere ero troppo vicino al portiere per tirare forte, diciamo, ho dovuto fare un tocco sotto, è andata bene. Stefano, tre punti importanti per la classifica, per il morale e anche per la piazza che aveva un po' rumoreggiato dopo i risultati negativi. Sì, tutto questo che hai detto tu era importantissimo, l'avevo detto anche in settimana, era quello che ci voleva anche a livello mentale per darci fiducia e spero che di continuare così. Noi vogliamo fare bene e vogliamo fare questo tipo di calcio. È chiaro che il nuovo virgolette Pettinari non sta passando inosservato nell'ambiente calcistico. Ti chiedo ora qual è il tuo obiettivo? Chiaramente far bene quest'anno, però ora sei adocchiato da tanti. Questo non lo so, questo me l'hai detto tu, io non lo sapevo neanche. È logica, no? No, è ancora troppo presto per parlare di queste cose, devo fare ancora tanto, continuare a lavorare così e non pensare ad altro che al Pescara e a fare bene qui per adesso. Stefano Pettinari si rivede un po' in Casiraghi e poi ti chiedo, queste continue voci che parlano di un Ganz in panchina, di un giocatore, diciamo, ingombrante, non per sua colpa ovviamente, in panchina, ti danno fastidio, ti danno ulteriori motivazioni? Ma la domanda su Casiraghi non lo so, perché sinceramente non me lo ricordo neanche tanto bene. E poi niente, no, come ho sempre detto, c'è sempre una concorrenza in tutte le squadre dove sono stato. Simone è un professionista, come anche Cappelluzzo, veramente devo dire che ci giochiamo sempre il posto in settimana. E ribadisco, adesso il mister mi sta dando fiducia, io cerco di ripagarla tutte le partite.